Ciao amiche e ciao amici, quali sono le tre bugie che ti racconti ogni giorno, che condizionano negativamente la tua vita? La prima bugia riguarda il tuo stato di felicità. Noi tendiamo a dire, ah, se avessi questa cosa, allora sì che sarei felice. Se riuscissi a conquistare quella donna o quell'uomo, allora sì che sarei felice. Cioè, ci raccontiamo la bugia che se avessimo qualche cosa saremmo felici. Se riuscissimo ad avere un certo tipo di relazione saremmo felici. E questo è, diciamo, il miglior modo invece per andare incontro all'infelicità. Perché la felicità è uno stato interiore. Nel momento in cui noi l'attribuiamo a qualcos'altro, tra l'altro a qualcos'altro che non possediamo neanche, per cui andiamo a procurarci in anticipo la scusa del non essere felici, perché non riusciremo a conquistare quella cosa e quindi ci sentiremo infelici. Cioè, forniamo su un piatto d'argento una bella polpetta avvelenata alla nostra sfera emotiva. Quindi smettiamo di dire se avessi questa cosa, se fossi in questa relazione sarei felice. Non è vero, smettiamo di dirlo. Un'altra cosa che spesso diciamo è riguardo al tempo. Ah, se avessi più tempo farei questo, se avessi più tempo sì che riuscirei a fare quell'altro. Allora, non è questione di tempo, è questione di priorità. Se tu non lo fai è perché o dai la priorità a qualcos'altro e quindi ti trovi una giustificazione del fatto che non lo stai facendo, oppure ti dai semplicemente, diciamo così, una giustificazione del fatto che non sei in grado di fare quella cosa, perché il tempo non è che cambia, ognuno di noi ha 24 ore ogni giorno, quindi se tu fai altro vuol dire che dai priorità ad altro, oppure passi il tempo a dormire, oppure dai priorità a qualcos'altro, quindi cambia le tue priorità, cambia la tua scala dei valori e vedrai che troverai il tempo per fare quello di cui poi ti lamenti che non hai fatto. E la terza bugia, diciamo, che tendiamo quotidianamente a raccontarci è quella, legata al denaro. Cioè, se riuscissi a avere più soldi, riuscirei a fare questa cosa, riuscirei a fare quest'altra cosa, riuscirei a raggiungere questo obiettivo, a stare bene, a essere felice. Il problema è che non ho sufficientemente soldi, e quindi non riesco a fare questo, non riesco a fare quello. Anche qua diciamo che è un'altra bugia che ti racconti, perché i soldi sono importanti, ma non devono diventare la fonte di felicità o fonte di infelicità. Certo è che se avessi i soldi di un miliardario potresti avere un aereo privato, ma non è che il fatto che tu non abbia un aereo privato ti impedisce di stare bene e di essere felice. Se ci pensiamo bene, normalmente quasi tutti noi abbiamo più soldi rispetto a quelle che sono le nostre esigenze fondamentali, perlomeno qua in Occidente, e quindi tutto il resto è un'aggiunta, e se noi facciamo dipendere da questa aggiunta la nostra felicità o la nostra infelicità, praticamente, saremo sicuri di non riuscire mai a essere felici, perché, le possibilità di acquistare delle cose sono praticamente infinite. Se ho la villa al mare, ma non ho quella in montagna, mi lamenterò del fatto che sono infelice perché non ho quelli in montagna, però poi su quelli in montagna mi mancherà qualcos'altro. Quindi non è, una volta che noi abbiamo quanto di cui sopravvivere, un tetto sotto cui dormire e del cibo, se noi imparassimo a dedicare l'altro tempo che abbiamo a disposizione a un percorso di crescita spirituale e non a cercare di accumulare altri soldi, sarebbe la strada migliore per raggiungere la felicità. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!